banana split for my baby, a glass of plain water for me. Allora, siamo qua alla 20ª edizione della Guida Magnar Ben. Alla mia destra Morello Pecchioli, giornalista storico, Arena di Verona, collaboratore della Guida Magnar Ben da negli ultimi anni, appassionato di cucina, cucina tradizionale o cucina moderna? Allora, mi piace sia la cucina tradizionale che quella moderna. Quella tradizionale, quando capisce le esigenze della moderna dietologia, e quindi i cibi vengono, come dire, un po' più interpretati nella maniera moderna. E quella moderna, se però poggia le basi, affonda le radici nella cucina tradizionale. Però se dovessi mangiare un piatto, se ti mettono di fronte un piatto tradizionale, un piatto moderno, di cucina moderna, li mangeresti tutti e due? Li mangerei sicuramente tutti e due, perché purtroppo sono un goloso. Però è curioso, ma dipende anche da che piatti sono. E con che prodotti? E naturalmente sempre fatti con ingredienti di primissima qualità, come certi nostri amici che sono alla tua sinistra. Il tuo vino preferito? Qua mi metti in imbarazzo, anche qua dovrei risponderti naturalmente quello buono. Chiesero a Bertoldo, veronese come me, qual era il vino preferito, e lui disse: quello che bevo nella casa altrui. Non vale anche per me, ma il vino preferito naturalmente è un veronese. Io direi che, avendo scritto un libro sul bianco di Custoza, devo dire Custoza. E poi adesso c'è il broccoletto lì. Fantastico il broccoletto di Custoza, è un prodotto mite, umile, francescano, è un prodotto che più soffre più è buono, ed è un prodotto che una volta era una verdura complementare, adesso hanno scoperto che è un ingrediente per fare dei piatti straordinari, e ti assicuro che stanno facendo i cuochi di Custoza una rassegna di piatti basati sul broccoletto, ravioli, risotti, perfino dolci. Ieri ho mangiato un tiramisù al broccoletto, straordinario. Straordinario. Bene, da Verona passiamo invece in Slovenia, siamo in Alpe Adria, siamo con Tomas Kavcic, uno dei cuochi più famosi dell'Alpe Adria, uno dei grandi comunicatori della cucina, dei prodotti, della buona tavola, ma soprattutto quest'anno Tomas Kavcic premio miglior cestino di pane, perché con Guida Magnar Ben abbiamo voluto evidenziare quanto sono importanti i prodotti che troviamo in tavola, dal pane alle panificazioni, all'olio, al sale, all'aceto. Quindi il miglior cestino di pane quest'anno Tomas Kavcic, ristorante Priluizeto, Villa Zemono. Tomas, tante grazie per questo premio, perché cosa è per me la cucina? Per me la cucina è la materia prima, stare attenti di non rovinare la materia prima e mai dimenticare da dove siamo. Tradizione e poi anche innovazione, perché mi piace fare il piatto che il cliente vede e sente che uno è pensato e lavorato per lui. Questo, e poi ricevere un premio come il cestino di pane, per me vuol dire tantissimo, perché sono quarta generazione di ristorazione e sono sicuro che mia nonna, ma sono sicuro anche bisnonna, ma per mia nonna sono sicuro che è iniziata a sfornare ogni giorno a casa il pane. Mia mamma questo ancora è continuata, e l'unica cosa è che non lo cambio mai in ristorante. Il pane lo sforniamo anche 2-3, anche se serve 4 volte in un giorno, sempre con lievito madre, che lo teniamo non so da quanti anni, ma da tanti. Io da sempre, quando mi ricordo di questo nostro lievito madre. E quindi è una cosa meravigliosa, Tomas, perché questo, il premio viene da un nostro pranzo che abbiamo fatto da te, ed era il pranzo di Pasqua o Pasquetta, qualcosa del genere, e ha presentato un cestino di pane che era il cestino di pane della memoria. Quindi una serie di panificazioni che avevano il profumo, le consistenze e la bellezza estetica dei pani di una volta. Ma come ho detto, tradizione, mai non dimenticare da dove siamo. Poi è normale che se apprezziamo e se sappiamo fare il base, poi possiamo essere creativi e innovativi. E io, per feste come Natale e Pasqua, sempre la prima cosa, quando il cliente si siede al tavolo, deve sentire il festa, deve sentire il calore del mani del signore di una volta.
si deve sentire subito a casa. Per me il più grande regalo è quando i commensali, i clienti mi dicono: guarda, mi è tornato in infanzia, mi è tornato indietro, mi è portato il ricordo di mia nonna, di mia mamma, ma non mamma e nonna del supermercato, mame e nonne del casa, del cucina a casa. Grazie Thomas. E allora arrivederci al tuo ristorante, quasi sicuramente, a tutti i nostri amici e a tutti gli ospiti. Grazie Thomas. Eiffel Tower loaded with nuts about 16 ton, top it with the pizza just for fun, banana split for my baby and a glass of plain water for